Amici, ma soprattutto nemici bianconeri. Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera. No, 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 no. Entro mercoledì Bremer dovrebbe essere un giocatore dell'Inter. E questi non hanno venduto neanche ancora Skriniar. Non lo hanno neanche venduto. Bremer all'Inter, Koulibaly al Chelsea, Bremer all'Inter, quindi ripeto, la Margherita ormai si sta sfogliando, resta questo Torres, ma, ripeto, non hanno venduto ancora Skriniar. Sono finiti i tempi in cui dettavamo legge sul mercato. Sono finiti. E papà. Io riprendo questo mercato. Se non sono parametri zero, andiamo in confusione. Andiamo in lentezza, in confusione. Nel marasma più totale. Sembriamo che navighiamo nelle paludi, nuotiamo nelle paludi, nelle sabbie mobili, veramente. O sono parametri zero, gioco nei parametri zero, Di Maria 2 mesi per decidere. Ora si stanno vendendo, già venduto De Ligt, senza sapere ancora chi prendere. Anche se diciamo che ancora l'ufficialità naturalmente non c'è, per l'amor del cielo, almeno là. Questa cosa, ma De Ligt ormai è un giocatore che non c'è più. Questi si prendono Bremer, si prendono Bremer, si prendono Bremer. Non lo so. Ragazzi, che vi devo dire? La concorrenza è spietata, è forte. Non è come una volta. Adesso la concorrenza è forte. Adesso tu, per recuperare il distacco, devi accelerare. Devi anticipare, devi fare le cose con astuzia, devi saperti muovere. Il problema nostro è questo, che noi non ci sappiamo muovere. Non lo so, vedi cambiato, preso, portato a Torino e subito girato. Dove a sinistra noi siamo addirittura ancora con Sandro che... Pellegrini che non si sa cosa si voglia fare con Pellegrini, ma ripeto, questi stavano prendendo premio. Si fanno una difesa d'acciaio, si fanno una difesa d'acciaio, ragazzi, veramente. Sembrano la Juventus di una volta, arrivano sempre primi, arrivano. E poi vi lamentate perché io critico, ma se ci ingassate fino alla fine, forse Juve.